Allora, che cosa si intende con la nozione di legittima difesa, o per meglio dire di difesa legittima, così come la definisce l'articolo 52 del codice penale? La legittima difesa è una scriminante o una causa di giustificazione che, come vi ho detto, secondo la teoria bipartita, elidono l'offensività. E secondo invece la teoria tripartita del reato, elidono l'antigiuridicità. È una scriminante secondo cui non è punibile chi ha commesso il fatto essendovi stato obbligato, il codice penale dice costretto, dalla necessità di difendere un diritto proprio o un diritto altrui contro il pericolo attuale, quindi qualcosa che si sta verificando adesso, di un'offesa ingiusta, a patto che la reazione, cioè quella che il codice chiama difesa, la norma potrebbe anche chiamarsi reazione legittima, sia proporzionata rispetto all'offesa. Dunque, di che parliamo? Parliamo della possibilità che il legislatore concede a chi vede i propri beni giuridici aggrediti di reagire rispetto a questa aggressione. Quindi, laddove io sto subendo un'aggressione o laddove esiste un pericolo attuale di un'aggressione, l'ordinamento riconosce in favore del soggetto che subisce l'aggressione il diritto di reagire. Per quale motivo? Vedete, la ratio della legittima difesa sta nel fatto che la primazia dello Stato nella, ovviamente, mettere a disposizione la forza statuale per difendere i soggetti aggrediti è una primazia che lo Stato non può esercitare sempre. Vi sono dei momenti nei quali lo Stato non ha sostanzialmente la possibilità di intervenire. In questi momenti, e solo in questi momenti, lo Stato riconosce, lo Stato attribuisce al cittadino la possibilità di difendere da solo il suo diritto, secondo la logica per cui laddove lo Stato ti ha riconosciuto un diritto, deve anche averti riconosciuto il diritto di difenderlo. Qual è la ratio? La ratio è quella della prevalenza dell'interesse dell'aggreditus rispetto all'interesse dell'aggressore. Perché vedete, come ogni qualvolta parliamo di una scriminante, noi parliamo di interessi contrapposti che devono essere bilanciati. Mentre se io cammino per strada e sparo ad una persona, qui l'unico interesse in gioco era il suo interesse alla vita, io l'ho leso e quindi vado in carcere per omicidio volontario. Quando parliamo invece di una scriminante, sono in gioco sempre interessi contrapposti. Nel caso della legittima difesa, gli interessi contrapposti sono due. Abbiamo l'interesse di colui che viene aggredito, evidentemente a tutelare il proprio bene giuridico, salute, vita o patrimonio. Dall'altro lato però c'è anche il controinteresse dell'aggressore e quindi la necessità di tutelare comunque anche la vita o la salute dell'aggressore. Perché non è che per il fatto che uno è aggressore, allora la sua vita può essere presa in ogni caso. Anche la vita del criminale, anche la vita dell'aggressore ha un valore. E quindi tra la vita dell'aggressore e la vita dell'aggredito, la legittima difesa cerca di trovare un punto di equilibrio. La difesa legittima ruota attorno a due poli, fondamentalmente: l'aggressione ingiusta e la reazione legittima. Che cos'è l'aggressione ingiusta? Ingiusta vuol dire contra ius, quindi una aggressione che non è giustificata. Pensiamo all'ipotesi in cui un soggetto vuole realizzare una rapina a mio danno, io reagisca contro il rapinatore e il rapinatore, vistosi aggredito, reagisca.
La reazione del rapinatore, che risponde alla reazione del rapinato, non è una reazione legittima. Perché? Perché evidentemente il rapinatore è colui che ha iniziato l'attività criminosa e quindi non può poi lamentarsi della reazione del rapinato e a sua volta reagire alla stessa. La sua reazione non è una reazione di legittima difesa. Stessa cosa nella rissa. Se io decido volontariamente di partecipare ad una rissa e a un certo punto per schivare una coltellata spacco una ceneriera in testa a uno dei corrissanti e lo uccido, lo mando in coma, non posso dire: beh, ma io mi sono legittimamente difeso dalla sua aggressione. Se hai scelto di partecipare ad una rissa, la tua reazione non può mai essere legittima. Quindi evidentemente parliamo di un'offesa che deve ledere un bene giuridico rilevante. La principale novità del codice Rocco rispetto al codice previgente è che il codice Rocco permette la difesa legittima anche nelle ipotesi di aggressione a beni patrimoniali e non soltanto a beni personali, quindi la salute e la vita. Ed è per questo che il codice Rocco rispetto al codice previgente introduce il requisito della proporzionalità della reazione, perché onde evitare effettivamente degli abomini, come il caso in cui una persona mi ruba il portafoglio, scappa e io lo miro e lo prendo, lo colpisco. Qual è l'idea? È vero che tu puoi reagire anche all'aggressione del tuo patrimonio, ma chiaramente serve sempre una proporzione tra l'offesa che ti è stata recata e la tua reazione. Ecco perché viene introdotto il concetto di proporzionalità. L'aggressione inoltre deve essere un'aggressione attuale, anzi la norma parla di pericolo attuale di un'offesa. Perché l'aggressione deve essere attuale? Perché se l'aggressione è già passata, e quindi ad esempio tu sei già stato derubato e la persona ormai è scappata, se tu lo vai a prendere a casa e lo riempi di botte, quella non è una reazione legittima all'aggressione. L'aggressione ormai si è consumata, è finita. Quella è una faida, quella è una vendetta. E l'ordinamento non ammette faide. A quel punto c'è sì la sanzione penale, a quel punto c'è la tua possibilità di chiamare la polizia e di rivolgerti alla giustizia perché il soggetto venga punito. Non puoi più difendere da solo il tuo bene, anche perché il tuo bene è stato già leso. Non c'è più nessun bene da riprendere. Allo stesso modo, se l'offesa non è attuale, se il pericolo non è attuale ma un pericolo futuro, una persona che mi dice che si presenterà sotto casa mia per ammazzarmi, io ho delle altre possibilità per evitare l'offesa. Posso non presentarmi, posso presentarmi con le forze di polizia, posso denunciare questa persona. Quindi non c'è l'attualità del pericolo e quindi la reazione, ancora una volta, non è legittima. Quindi abbiamo bisogno di un'offesa che è iniziata e che non si è ancora conclusa. Quindi il soggetto reagisce per evitare l'aggravamento dell'offesa, sostanzialmente. Secondo perno attorno a cui ruota la difesa legittima è la reazione legittima. Infatti, benché la norma si chiami difesa legittima, potrebbe tranquillamente chiamarsi reazione legittima, perché dinanzi all'offesa dell'altro soggetto c'è la reazione del soggetto ad aggreditus. Quando è che è legittima la reazione? È legittima quando è proporzionata. Però voglio dire da subito che si ammette una leggera sproporzione tra la reazione e l'offesa. Cioè si ammette che la reazione sia un po' più che proporzionata rispetto all'offesa. Perché? Sulla base di due principi. Uno, il principio per cui adgreditus non habet stadera in manu. La stadera è la bilancia. Colui che viene aggredito non è che riesce esattamente al momento dell'aggressione a percepire al millimetro l'intensità della offesa e quindi a proporzionare la sua reazione in maniera perfetta.
È chiaro che se entra un aggressore a mani nude a casa mia, io non posso sparargli in petto, questo è chiaro. Però è chiaro che se l'aggressore entra armato di coltello, io non ho in quel momento la possibilità di capire effettivamente l'intensità e la potenzialità criminosa di quell'arma. In secondo luogo, perché in ogni caso tra l'interesse alla tutela dell'aggreditus e quella dell'aggressore, comunque l'ordinamento giuridico cerca di tutelare di più l'aggredito, ovviamente, che è la vittima della vicenda. Quindi una reazione poco più che proporzionata sembra ammissibile. Il problema è comprendere come valutare la proporzione. Bisogna capire se bisogna guardare solo e soltanto ai beni giuridici che vengono in gioco o anche all'intensità di lesione degli stessi, cosa che vedremo tra un attimo.